Pace e bene, oggi vorrei raccontarti un aneddoto. Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di un grande aeroporto. Siccome avrebbe dovuto aspettare per un bel po' di tempo, decise di comprare un libro per ammazzare il tempo. Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala d'attesa per star più comoda. Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che stava leggendo il giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l'uomo ne prese uno. Lei fu infastidita, ma non disse nulla e continuò a leggere il suo libro. Tra sé pensò: ma tu guarda, se solo avessi un po' di coraggio in più gli direi qualcosa. La scena continuò. Ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, senza fare un minimo cenno, ne prendeva uno anche lui. Continuarono fino a che rimase un solo biscotto e la donna pensò: adesso voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti. L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a metà. Ah, questo è troppo, pensò, e cominciò a sbuffare indignata, infastidita. Prese le sue cose, il libro, la sua borsa e si incamminò verso l'uscita della sala d'attesa. Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette su una sedia lungo il corridoio per non attirare troppo l'attenzione ed evitare altre figuracce. Chiuse il libro e aprì la borsa per infilarlo dentro, quando, nell'aprire la sua borsa, vide che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero al suo interno. Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo era di quell'uomo seduto accanto a lei, che aveva diviso tranquillamente i suoi biscotti con lei senza sentirsi indignato, nervoso o superiore, al contrario di lei, che aveva sbuffato e addirittura si sentiva ferita nel suo orgoglio. Morale della storia. Prima di arrivare a conclusioni affrettate, di pensar male degli altri, di giudicare tutto negativamente secondo i nostri schemi e criteri, impariamo a guardare attentamente le cose, dilatando la mente e il cuore, coltivando la benevolenza, cioè la capacità di vedere il bene e di guardare bene persone e situazioni, anche perché molto spesso non sono come inizialmente ci sembrano. Che il buon Dio ti benedica.